Oggi per Cinema e Pendolarismo parliamo di Russ Meyer, un grande innovatore che ha praticamente inventato la tecnica del videoclip e ha sicuramente rivoluzionato il ruolo della donna nella cinematografia. Ovviamente per questo è stato anche ampiamente criticato. Ma oltre ad essere stato un innovatore della tecnica cinematografica, il suo pregio è stato quello di non cedere mai, anche dopo che Gola Profonda nel 1972 ha sdoganato la pornografia. Ecco, lui non ha mai varcato il limite, quindi non è mai andato oltre il suo softcore. Del resto, lui diceva di fare film di tette. Tre film per conoscere Russ Meyer: Lorna 1964, dramma rurale della gelosia ispirato a Riso Amaro, Festa al Pussycat Kill Kill 1965, tre ballerine di Go Go Dance in viaggio nel deserto che iniziano a commettere omicidi e crimini vari, e poi Vixen 1968, la storia di una ninfomane che seduce uomini, donne e anche il fratello. Ovviamente Russ Meyer ha ispirato decine di registi, ma anche di musicisti e artisti in generale. Tra i registi che maggiormente lo omaggiano, sicuramente Tarantino.